Allora, buonasera a tutti, sono le 18 e 18 del 25 luglio 2023, si inizia la commissione congiunta affari generali e bilancio. Prego per l'appello. Partiamo con l'appello della Commissione 1, Affari Generali, Picchielli, Masi, Rovai, è sostituita da... Ah, è assente, ok. Fluvi, sostituita da Falorni, ok. Cioni, Simona. Fabrizi, è delegato da Giacomelli, ok. D'Antuono, Maria Cira, delegata da Faraoni, ok. Poggianti. Sì, Presente, presente online. ok, e Baldi. Passiamo alla Commissione 4, Faraoni, Pavese ha delegato Di Rosa, Rovai ha delegato Cioni, Simona, Fluvi ha delegato Falorni, Giacomelli, Caporaso, Picchielli, Cioni Beatrice e Baldi Anna. Allora, l'unico punto all'ordine del giorno della congiunta è l'approvazione delle modifiche al regolamento della TARIC. Prego, Mannati. Grazie Presidente. Allora vi presento brevemente la delibera che andiamo a sottoporre al Consiglio Comunale. Portiamo in approvazione alcune modifiche al regolamento della tariffa corrispettiva che l'ATO Ambito Toscana Centro ha ritenuto opportuno portare in approvazione in tutti i comuni perché a seguito di un'analisi fatta con il gestore Alia ci si è resi conto di alcune piccole criticità che erano presenti nel regolamento che, se vi ricordate, abbiamo approvato a fine dicembre dello scorso anno. Ora non vi sto a descrivere la delibera, se volete guardiamo brevemente insieme, vi spiego un attimino tecnicamente le modifiche che sono proprio quattro in croce che apportiamo al regolamento della tariffa rispettiva. Se avete visto, vi ho allegato il regolamento con testo vigente e testo modificato. Nell'articolo 1 andiamo ad inserire una specifica nelle varie definizioni che sono all'interno del regolamento. Inseriamo la specifica delle pertinenze. Questa sostanzialmente è stata ritenuta necessaria da parte dell'ATO perché in alcuni comuni, non il nostro, ma in alcuni comuni, il trattamento delle pertinenze del bene principale era diverso rispetto a quello che veniva fatto nel comune di Empoli e comunque in tutti gli altri comuni. E quindi è stato ritenuto necessario uniformare il trattamento in tutti i comuni facenti parte dell'ambito tariffario sovracomunale e inserire una definizione che ovviamente è unitaria per tutti i comuni e tutti i partecipanti dell'ambito e quindi è stata inserita in questo articolo 1. Andando avanti, troviamo una piccola modifica nell'articolo 15, questo si tratta sostanzialmente di un refuso perché andiamo a togliere le parole contenitori piccolo e inseriamo contenitori. Questo vi faccio un esempio per farvi capire il senso di questa modifica. Nel regolamento che avevamo scritto che praticamente il conteggio veniva per la parte variabile della tariffa, doveva essere fatto considerando solamente il contenitore più piccolo dei rifiuti indifferenziati. Qui viene inserito la parola dei contenitori perché ci sono utenze che possono avere anche più contenitori grigi associati. Vi faccio un esempio per farvi capire il refuso. Pensiamo a una piccola falegnameria di 30 metri quadri che ha un contenitore grigio da 20 litri, quindi svuoterà pochissimo durante l'anno, e pensiamo a una grossa azienda che può essere, che ne so, la San Montana, quella che vi pare, che ha magari tipo 30 bidoni del grigio, tra cui uno piccolo da 20. Cioè, come era scritta ora il regolamento, sostanzialmente andavamo a pagare la stessa cosa nella parte variabile. È chiaro che era un'evidente stortura del regolamento, cioè la piccola falegnameria non può pagare quanto una grossa azienda che produce molti più rifiuti rispetto all'utenza più piccola. Stessa cosa, andiamo a questa modifica sostanzialmente, è quella che riportiamo anche nell'articolo 18,2, viene cancellata la parola del contenitore, inserita la parola dei contenitori, è solamente un coordinamento. Viene inserito anche il comma 3,
Questo perché, se l'avete letto, sostanzialmente è un comma che fa riferimento ad utenze che sono attive solamente in una parte dell'anno, magari nella restante parte dell'anno sono chiuse. Si va a risolvere un problema che con ragionamento era stato rilevato sulle utenze cosiddette stagionali. Facciamo ad esempio, che ne so, un agriturismo che magari apre da giugno a settembre e il resto dell'anno è chiuso completamente, quindi proprio, cioè, ovviamente non produce rifiuti. Qui si va a dire che sostanzialmente verrà considerata come quantitativo minimo dei rifiuti solamente quelli che vengono prodotti nel periodo di apertura e non anche quelli nel periodo di chiusura durante il resto dell'anno. E anche questo mi sembra una modifica logica, insomma. Nell'articolo 29 inseriamo un'altra modifica, che è quella sostanzialmente di andare ad equiparare ciò che viene fatto per i pannolini dei neonati. Se ricordate, c'è sempre stata questa agevolazione anche nella Tari: i bambini fino ai 36 mesi gli svuotamenti dei pannolini non vengono conteggiati, vengono messi in un contenitore a parte. La stessa cosa verrà fatta per tutte quelle utenze, ad esempio RSA ospedali, che hanno c'è del disagio sanitario e ci sono appunto grossi quantitativi di rifiuti derivanti dai supporti igienici, che quindi non vengono considerati in questo caso, vengono considerati a parte e non conteggiati per il calcolo della parte variabile della tariffa. Il comma 15 è sostanzialmente un coordinamento con quello che vi ho già raccontato all'articolo 18. Un'ultima piccola modifica viene introdotta all'articolo 32, questo sostanzialmente è su richiesta da parte del gestore, che è stata accordata da parte del lato, perché il gestore si è reso conto che il termine che c'era scritto di 10 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio era troppo stringente e il gestore non riusciva a gestire tutte le richieste che aveva, e quindi è stata inserita questa modifica togliendo dalla richiesta e dalla conferma da parte del gestore, sostanzialmente per permettere al gestore di gestire correttamente e coerentemente con regolamento le richieste da evadere. L'ultima modifica viene introdotta nell'allegato nella tabella del regolamento, ma questo solamente sostanzialmente per coerenza di numerazione e per specificare meglio la dizione di due categorie, la 31 e la 34. Io mi fermo, se avete domande sono... Cioni Beatrice. Sì, mi dispiace perché non è tra gli articoli modificati, però riguarda il regolamento, è la seconda volta che ci torniamo in commissione e poi in consiglio. L'articolo 16 parla di profili tariffari. Quando siamo andati come cittadini a ritirare, ci hanno detto che esisteva, quando ce l'hanno spiegato, che c'era la possibilità di scegliere il profilo tariffario e si poteva anche modificare seguendo sul portale l'andamento. A parte, io non sono riuscita a seguire l'andamento delle mie, ma vabbè, e non capisco come si fa a scegliere il profilo. La formula contiene dei dati che non sono conoscibili. Volevo capire se erano ancora presenti due profili e quando sarà il momento in cui si può scegliere la massima differenziata, o cioè capire con l'andamento, fare le simulazioni, tutto quello. Siccome siamo ben oltre il secondo trimestre, cioè siamo a fine luglio, e fra l'altro l'altra domanda, non so se lo può sapere, quando arriverà il primo pagamento della tariffa, perché ancora stiamo aspettando l'ultimo trimestre, dell'anno precedente, quindi grazie. Allora, per quanto riguarda i profili tariffari, ovviamente sono sempre qui presenti. Allora, se non erro, i profili, allora, in fase iniziale veniva assegnato ad ognuno il profilo, se non ricordo male, di massima differenziata. Poi c'è la possibilità di poter scegliere, ma questo quando sostanzialmente veniva visto come girava la fatturazione. Sostanzialmente bisogna ricevere prima una bolletta, capire se quello è effettivamente il profilo giusto per la persona, e poi capire se in base a quello si deve
procedere a un cambiamento del profilo oppure poter andare avanti con quello. Sulla seconda domanda, so che ancora non è arrivata nessuna richiesta di pagamento, il gestore al momento le aveva fermate proprio perché c'era la necessità di andare nei consigli comunali e fare queste piccole modifiche che, seppur piccole, in alcuni casi modificano la fatturazione di alcune determinate utenze, quindi non poteva proprio procedere alla fatturazione al momento neanche del primo semestre. Se si ricorda, il primo trimestre verrà calcolato col comportamento del secondo, sostanzialmente. Dalle nostre informazioni dovrebbe arrivare più o meno all'inizio di settembre la prima fatturazione relativa al primo semestre, quella che avrebbe dovuto essere fatta inizialmente, che però è stata al momento fermata per permettere di sistemare questi piccoli problemi regolamentari. Non so se ho risposto. Sì, mi rimangono delle perplessità anche su il calcolo e su come usare la formula, cioè ci sono dei dati che non sono conoscibili dall'utente. Il costo, per esempio. Il costo, io vi posso dire che in questi giorni, circa 2 settimane fa all'incirca, l'ATO ha approvato le tariffe. Quindi, ora effettivamente tipo poi... No, è buffo, ma perché si lavora retroattivamente, cioè anche queste modifiche, quindi il calcolo... Cioè, con queste modifiche diventano retroattive, diventa difficile promuovere comportamenti virtuosi con aggiustamenti retroattivi, anche per quanto riguarda cittadini, non solo, io capisco che c'erano dei refusi e delle criticità da sanare, non è una riflessione, diciamo, sulle politiche che dovrebbero, la TARIC dovrebbe implementare comportamenti virtuosi. Però ancora non si sa, capirà ora come calcolarlo, qual è la tariffa che si confà di più ai nostri comportamenti, insomma vedremo, diciamo così, da una parte l'idea di una tariffa puntuale era auspicabile. In questo momento io sono ancora in difficoltà a capire se questa è la modalità corretta per premiare comportamenti virtuosi. Ecco. Diciamo questo è ovviamente è il primo anno di applicazione, quindi diciamo era plausibile che ci sarebbero state comunque dei momenti in cui sarebbero serviti anche degli aggiustamenti e probabilmente la fatturazione doveva arrivare anche prima. Queste modifiche regolamentari il gestore ha deciso autonomamente di tenere ferma la fatturazione per permetterci di portarle. Questo, cioè, diciamo che bisogna renderne atto e comunque in ogni caso, ora per rispondere anche alla questione del fatto che comunque si portano modifiche a luglio, anche in ambito dei tributi locali, voi lo sapete bene come me, che c'è le manovre tributarie in ogni caso vanno col termine del bilancio e il bilancio negli ultimi anni viene il termine di approvazione slitta, ora siamo al 31 luglio, quindi teoricamente noi potremmo fare manovre tributarie anche sui nostri tributi entro il 31 luglio ed avrebbero valenza dal 1 gennaio. Purtroppo è il legislatore che lo permette, cioè qualsiasi legislatore che lo permette, quando slitta il termine del bilancio permette queste cose. No, allora sono assolutamente d'accordo e l'unica cosa è che qui c'è una parte variabile modificabile con i comportamenti rispetto e quindi una chiarezza su questo e su quali sono comportamenti premiati come virtuosi sarebbe necessaria rispetto a tariffe di altro tipo in cui si può far meno, ma per questo mi preoccupavo perché appunto sono retroattive, ma non era, è chiaro, non è colpa di nessuno qui dentro e era una riflessione. Grazie. Grazie. Masi. Sì, grazie. Intanto mi scuso perché dovrò lasciare a breve la commissione, però anch'io colgo l'occasione
di parlare, diciamo, di alcuni aspetti del regolamento, perché giustamente ci è stato chiesto anche a noi come rappresentanti dei cittadini di favorire il capire, diciamo, di chi richiede, e non avendo chiaro neanche io diventa difficile. Sugli svuotamenti minimi, che persiste questa dicitura, e faccio il rapporto anche rispetto a come utilizzo anch'io i miei contenitori. C'è uno svuotamento minimo del RUI di 80 litri a componente. Chiedo, se non si raggiunge quegli 80 litri, ma ci si ferma a 20 litri, a 40 litri, a 60 litri, qual è la scontistica, o almeno diciamo così, quanto si va a incidere sulla parte variabile? Prima era relativamente più semplice, ovvero da 20 a 80 litri avevamo il 30% di sconto, da 80 a 120 litri avevamo il 15%, sopra i 120 litri zero. Adesso cambia, diciamo, il calcolo di quella variabile, però non si capisce se uno svuota meno degli 80 litri, è considerato così come prima veniva considerato chi non svuotava mai? Così anche per le utenze non domestiche, ho visto dei valori alti, tipo di 2 svuotamenti mensili del proprio contenitore. È importante come valore minimo, cioè non ha nulla a che vedere rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni noi con i nostri rifiuti. Quindi chiedo, diciamo, se si svuota, per semplificare, se si svuota sotto gli 80 litri a persona annui, o se si svuota meno delle 2 svuotature di RUI come un'utenza non domestica, che tipo di applicazione c'è per il calcolo della parte variabile? Allora, diciamo che sostanzialmente quello che conta, oltre agli svuotamenti minimi, per partecipare al meccanismo delle riduzioni è la proporzione con la quantità differenziata dei rifiuti. Ci sono in fondo al regolamento delle percentuali che dicono che se l'utenza domestica fa sopra l'80% di differenziata partecipa alle riduzioni. Sulla quantificazione, te giustamente mi dici che fino all'anno scorso si aveva una scontistica se uno era molto bravo del 30%, se uno era un po' meno bravo del 15%, se uno non era bravo si pagava la tariffa piena. Quest'anno al momento non ci sono percentuali prestabilite perché è un meccanismo diverso, dipende, c'è una somma che magari mette a disposizione il gestore, ma dipende dai partecipanti, ossia da quanti utenti, sia domestici che non domestici, riescono a poter partecipare al meccanismo delle riduzioni. Per intendersi, la torta è 100, se ci partecipano 100 persone viene 1 per 1, se ce ne partecipano 1000 viene 0,1 per 1 e così via. Quindi dipende ovviamente non solo dal comportamento virtuoso proprio, ma da quanto gli altri saranno virtuosi o meno. È chiaro che se sono più virtuosi, in prospettiva ci saranno maggiori ricavi dalla vendita dei prodotti derivanti dalla differenziazione e poi maggiori ricavi che il gestore potrà attribuire alle riduzioni da poi ripartire agli utenti. Diciamo è un meccanismo che dovrebbe essere virtuoso. Al momento siamo in fase di avvio sostanzialmente del meccanismo, quindi al momento è difficile quantificare quanto sarà il 30, il 20, il 10, il 40, sostanzialmente non ce l'ha detto neanche il gestore di preciso quanto potrebbe essere, perché dipende appunto effettivamente dai partecipanti alle riduzioni. Per le non domestiche il concetto sostanzialmente è il medesimo. 2 al mese possono sembrare tanti, però dipende, diciamo qui il ragionamento può essere fatto un altro tipo di ragionamento, dipende anche dal tipo di contenitore che ha l'utenza non domestica. Perché è chiaro che se un'utenza non domestica ha segnato un bidone stradale, allora due svuotamenti al mese magari sono non tanti, tantissimi. Probabilmente anche poi è chiaro che dipende dal tipo di utenza non domestica, però tipo magari sono tanti. Se uno ha un bidone da 20 litri piccolino, magari 2 svuotamenti al mese invece sono commisurati. Cioè qui invece bisogna che le utenze non domestiche capiscano, e noi comunque nelle nostre riunioni abbiamo già dato indicazione ad Alia di fare
contattazione, attenzione maestri, per far capire che il meccanismo è questo, bisogna far capire che i bidoni sovradimensionati vanno assolutamente cambiati, perché altrimenti si rientra nel comma 2 in cui si dice che gli svuotamenti minimi sono 2 al mese, però 2 svuotamenti minimi al mese di un bidone grande pagano di più di 2 svuotamenti minimi di un bidone piccolo. Quindi è questo che noi abbiamo già detto al gestore di contattare le varie utenze non domestiche dove vedono che ci sono bidoni sproporzionati all'utilizzo per fare in modo che siano cambiati e siano adeguati all'effettivo utilizzo. Grazie. Allora, altre domande non ne vedo. Quindi possiamo chiudere il punto e quindi chiudere anche la commissione congiunta affari generali di bilancio e si apre la bilancia e basta. Ovvero, diciamo, conclude la commissione con gli altri 3 punti solo della commissione di bilancio. La dottoressa Bertini e la dottoressa Gelli mi hanno chiesto candidamente di poter anticipare il punto relativo alle forniture e servizi. Con il benestare della dottoressa Bini accettiamo la richiesta e quindi passiamo al punto 4, che è l'aggiornamento del programma forniture e servizi. Grazie. Grazie davvero. Allora, io dico 2 cose sole e poi lascio la parola a Cristina per un'illustrazione sul punto. Allora, andiamo a variare la programmazione di forniture e servizi, l'abbiamo già fatto tante volte insieme. Quello che vi volevo sottolineare, vi spiegavo come mai portiamo una variazione con questo importo. Allora, dal 1 luglio il nuovo codice degli appalti eleva la programmazione, quindi non vedrete più in consiglio tanti affidamenti come l'avete visti fino ad ora nel programma di forniture e servizi, perché passiamo per forniture e servizi da una soglia di 40, cioè mettevamo in programmazione appalti o concessioni da 40.000 euro in su. Con l'entrata in vigore del 50, i nuovi appalti che voi vedrete in programmazione, quindi andremo a inserire, sono dai 140 in su. Quindi non vedrete più, non ci verremo così tanto spesso, perché vedrete solo appalti più grandi. Un cambiamento simile sui lavori, perché si passa da 100 a 150. Questa modifica che vedete oggi, che è un importo piccolo perché è 60, nella logica del 70, nella logica del nuovo codice non avrebbe dovuto essere inserito. Noi lo inseriamo perché il PNRR sconta una disciplina che è ancora legata al 50. Quindi per il PNR c'è decreti speciali e si ricollegano tutti al 50. Quindi quel discorso che vi ho fatto sulla nuova programmazione per questi appalti del PNR non conta. Quindi li continuerete a vedere il PNR perché il PNR funziona dai 40. L'altra precisazione che volevo fare è che questa programmazione che vedete oggi, questa variazione che andiamo a fare, è in realtà una variazione a sanatoria, nel senso che l'affidamento che abbiamo fatto con la Gelli, che ora vedete voi in consiglio oggi, è un affidamento che già è stato fatto, ma per il PNR, per le stesse logiche delle andare veloci, perché lì c'è un sistema più complesso e più celere, consente di andare a fare gli affidamenti e poi con il primo consiglio utile andare a ratificare portando in consiglio quello che è l'affidamento. Quindi questo affidamento che vedete stasera e che ora Cristina vi spiega è già relativo a un affidamento che abbiamo già speso e fatto. Quindi queste erano 2 precisazioni che almeno seguite meglio. Ne approfitto, Cristina ora vi spiega la stringhina veloce dell'affidamento, però volevamo, perché ci dà anche un po' di soddisfazione, lo vogliamo dire, ne approfittiamo, se per voi va bene, per parlarvi un attimo del PNR, che trovate anche come focus in fondo al DUP, che andrete comunque a discutere in consiglio, così Cristina vi illustra brevemente che cosa abbiamo fatto sul PNR dei musei, che anche così, ecco, ci sembrava un momento opportuno anche per spiegarci su che cosa hanno lavorato gli uffici, specie sul PNR dei musei, Cristina è stata tutto suo il merito veramente brava, perché l'ha finito anche prima del cronoprogramma del PNR. Sulla biblioteca siamo un filino più in ritardo, ma poi verremo a raccontarvi anche quello. Allora, buonasera. Intanto la variazione che è oggetto della discussione di stasera. Noi abbiamo avuto la necessità di affidare la fornitura di un pavimento flottante per il Museo della Collegiata, che andasse a battere al piano superiore le barriere architettoniche legate alla presenza di scalini che collegano le prime 2 sale con le seconde 2.
Il progetto, la soluzione era presente in linea di massima nel progetto che a noi abbiamo presentato lo scorso 8 agosto, quindi l'agosto dell'anno scorso, all'interno del progetto che poi è stato finanziato. Ma soltanto nei mesi della primavera di quest'anno la soprintendenza ha approvato la soluzione che noi abbiamo proposto e che è una soluzione estremamente moderna, perché sostanzialmente invece che prevedere delle rampe di collegamento tra una sala e l'altra, prevede la presenza di un pavimento flottante che si eleva progressivamente in altezza in modo tale che tutti i visitatori percorrano lo stesso percorso, senza quindi distinguere tra coloro che hanno bisogno con il passeggino o con la sedia a rotelle della rampa e coloro che invece fanno la visita al museo. Questo naturalmente comporta anche in parte un cambiamento della posizione delle opere d'arte all'interno del Museo della Collegiata, perché alzandosi il livello del piano di calpestio le opere devono essere innalzate, altrimenti si vedono dall'alto verso il basso. Quindi questa è la modifica, diciamo, al piano delle forniture che abbiamo fatto, che ha un valore di 71.000 euro e rotte, diciamo così. E i lavori verranno fatti in questo autunno, in modo tale da noi avevamo l'obbligo da PNRR di affidare il servizio entro il 30 di giugno. Questo è stato fatto entro l'autunno, quindi per Natale, diciamo, inaugureremo le sale superiori del Museo della Collegiata con questa soluzione. Introduco ora brevemente, per non tediarvi, quelli che sono stati gli interventi che hanno caratterizzato i due PNRR dei musei, Museo della Collegiata e Museo del Vetro. Per i quali abbiamo avuto dal Ministero un finanziamento di 200.000 euro per il Museo della Collegiata e di 91.000 euro e rotte per il Museo del Vetro. Mentre per il Museo del Vetro non avevamo problemi di accesso fisico, i problemi di accesso fisico ci sono invece per il Museo della Collegiata. E i lavori in questo senso al Museo della Collegiata vanno in due step progressivi. Il primo l'abbiamo finito con il 30 di giugno e entro dicembre poi lavoreremo alle sale superiori, mentre poi abbiamo tempo fino all'autunno del 2025 per fare i lavori di abbattimento definitivo delle barriere architettoniche, che prevederanno la presenza di un ascensore che porta direttamente dal piano terra al piano superiore e la realizzazione dei bagni per i disabili, che in questo momento al Museo della Collegiata non ci sono. In realtà in questo momento al Museo della Collegiata non c'è neanche un bagno accessibile ai normodotati, diciamo così. Invece il lavoro che abbiamo portato a termine su tutti e due i musei è stato un lavoro legato all'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali, per cui abbiamo dotato sia il Museo del Vetro che il Museo della Collegiata di strumenti per ogni tipo di problema, diciamo, chiamiamolo così, anche se non è politicamente corretto definirli in questi termini. Per quanto riguarda la disabilità cognitiva, abbiamo dotato entrambi i musei da una parte di una comunicazione alternativa aumentativa, per cui chi ha problemi di autismo può tranquillamente e in modo autonomo affrontare la visita all'interno del museo, perché il tema non è tanto quello dell'accessibilità quanto anche quello dell'autonomia, cioè chiunque può entrare all'interno di un museo e senza dover chiedere un ausilio ci si può muovere in maniera autonoma.
Abbiamo dotato i musei di schede in Easy to Read, che sono schede pensate per persone con dislessia, disgrafia, ma anche per bambini piccoli sostanzialmente, attraverso quindi un messaggio scritto e contemporaneamente figurativo, si riesce ad avere una conoscenza abbastanza approfondita di quella che è la collezione dei due musei. Entrambi i musei sono stati dotati di supporti tattili, naturalmente di natura diversa. Al Museo del Vetro abbiamo realizzato un tavolo tattile con audiodescrizioni per i non udenti e naturalmente una mappa tattile per orientarsi all'interno dello spazio, mentre al Museo della Collegiata abbiamo inserito un percorso delle riproduzioni in 2D delle opere e anche lì legate ad un percorso uditivo scaricabile o attraverso un'app o attraverso un QR code che si può prelevare direttamente all'interno dei musei. Abbiamo preparato delle sensory bag, quindi chi visita il museo, tutte queste cose il visitatore le sa prima, perché può direttamente accedere al sito del museo, un sito che è diventato inclusivo, quindi ha tutti gli strumenti per una lettura maggiorata, ha tutti gli strumenti, tutto quello di cui vi sto parlando è scaricabile preventivamente dal sito e poi sulla app. Quindi queste sensory bag sono borse dentro le quali sono collocati degli occhiali che possono essere utilizzati in punti, soprattutto al Museo del Vetro, dove ci sono cambiamenti luminosi che possono disturbare certi tipi di persone. Delle cuffie che, soprattutto di nuovo al Museo del Vetro, possono dar noia e dar fastidio a certi tipi di persone. Degli oggetti che antistress, perché toccandoli questi oggetti possono scaricare la tensione, soprattutto dei ragazzi autistici, che avranno poi all'interno del museo uno spazio di decompressione dove potersi recare nell'eventualità che abbiano bisogno. Videoguide in lingua dei segni e in lingua internazionale dei segni sono disponibili sul sito e nella app e i nostri operatori hanno fatto tutti una formazione con l'ENS, l'Ente Nazionale Sordi, per cui il primo approccio e la prima comunicazione con l'eventuale visitatore non udente può essere da loro fatto attraverso la lingua dei segni. Ripeto, il sito è diventato accessibile e in più abbiamo riscritto completamente tutti i pannelli introduttivi e del Museo del Vetro e del Museo della Collegiata, rendendoli più semplici, rendendoli più efficaci e soprattutto in supporti che non creano problemi di visione anche semplicemente a una come me che con gli occhiali di fronte a certe trasparenze non riesce a leggere bene. Il 30 giugno abbiamo presentato alla cittadinanza il lavoro svolto. Da progetto abbiamo fino a dicembre la possibilità di sperimentare con i nostri stakeholder e quindi con tutte le associazioni del territorio che abbiamo coinvolto l'avvilità e l'efficacia dei prodotti realizzati. Nell'eventualità questi efficaci non fossero, abbiamo la possibilità anche di modificarli. Quindi insomma io vi invito a venire ai musei, magari si può fare un giorno anche una visita tutti insieme, perché siamo arrivati tra i primi in Italia nell'ultima azione di questo percorso e quindi insomma siamo una piccola città, ma forse qualcosa di buono da questo punto di vista siamo riusciti a farlo. Grazie. Grazie a entrambi anche della descrizione approfondita. Sulla delibera direi non ci sono domande. Quindi ringraziando nuovamente la dottoressa Bertini. Allora ci sono. C'è uno.
non sulla delibera, volevo ringraziare Cristina, il grande lavoro, insomma tutto l'ufficio, tutto, per il grande lavoro fatto, e è vero, ce l'avevamo già impegnati a venire come commissione quando c'era l'iniziativa sull'Alzheimer. Per settembre mettiamo in calendario una visita della commissione, ovviamente poi estesa a tutti i consiglieri, e sì, credo che valga la pena di visitarla. Grazie. Grazie anche da parte mia. Quindi riprendiamo l'ordine del giorno originale e passiamo alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento di bilancio 2023-25. Prego, dottoressa Mini. Buonasera. Allora, con questa delibera viene effettuata una ricognizione generale sul bilancio, come prevede la normativa. È stata fatta un'analisi quindi generalizzata del bilancio con particolare riferimento quindi all'andamento delle entrate, sia sulla gestione della competenza, sulla gestione residui e in riferimento anche sulla gestione di cassa. La proposta è corredata di due relazioni, una relazione che rappresenta appunto la ricognizione di cui vi ho detto, in cui sono riportati i dati relativi alle principali entrate, è rappresentata la situazione analizzata alla data, mi pare del 7 di luglio, e data nella quale quindi i dati sono stati cristallizzati ed è stata fatta quindi un'analisi sullo stato degli accertamenti e degli incassi. È stata fatta una verifica circa l'andamento dei residui, come vi dicevo, e anche sui pagamenti e sugli incassi complessivi relativi alla gestione della competenza e alla gestione dei residui. Da questa analisi emerge che non si ravvisano criticità allo stato attuale sul bilancio dell'ente. La gestione di cassa è una gestione che diciamo in equilibrio, si indica una sostanziale stabilità del saldo di cassa dell'ente rispetto a quello che è stato attestato al 31-12 viene fatta un'analisi relativa anche agli accantonamenti che sono stati disposti dall'ente sia in fase di bilancio che in fase di rendiconto, con particolare riferimento alla determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, e come prevede il principio contabile è stata fatta una ricognizione del fondo crediti dubbia esigibilità sulle tre annualità del bilancio 2023, 2024 e 2025 per verificare se il valore determinato in sede del bilancio fosse ad oggi congruo. È stato attestato e verificata la congruità di tali accantonamenti anche in riferimento al fondo di riserva e agli altri accantonamenti. L'analisi del bilancio si estende anche alla gestione degli organismi esterni, quindi le nostre società partecipate, e quindi ai risultati di gestione che hanno conseguito nell'esercizio 2022. Tutti gli enti hanno chiuso con un risultato economico positivo, ad eccezione di Fidi Toscana, che ha determinato una perdita nell'esercizio 2022, e quindi abbiamo provveduto, per quanto sia infinitesimale la quota di partecipazione del comune rispetto al capitale della società, è stato comunque disposto un seppur minimo accantonamento che non è altro che l'applicazione della nostra quota di partecipazione sulla perdita realizzata. Diciamo al termine di questa analisi generalizzata del bilancio, poi si è provveduto a effettuare le variazioni di bilancio così come richieste anche dai vari dirigenti,
Quindi, come potete vedere nella seconda relazione che è allegata alla proposta, sono state analizzate, valutate ed effettuate una serie di variazioni di bilancio sia sulla parte corrente che sulla parte investimenti. Nella relazione trovate le principali operazioni che sono state fatte, effettuate. Potete verificare che è stato fatto lato entrata un adeguamento del fondo di solidarietà comunale, che è il trasferimento di tipo perequativo che viene assegnato all'ente da parte dello Stato sulla base dei dati finali che sono pubblicati sul sito della finanza locale, e per gli esercizi successivi sulla base delle quantificazioni che sono state definite dalle note metodologiche comunque sempre emanate da parte del Ministero. E è stata registrata un aumento degli utili da partecipate sulla base di quanto è stato comunicato dalla società Pubblici Servizi. E poi sono state fatte una serie di adeguamenti rispetto alle maggiori entrate che sono già state realizzate, e quindi fatti propri questi maggiori stanziamenti sulla base di quanto è stato già realizzato sostanzialmente alla data del 30 giugno. Lato spesa, vi sono una serie di operazioni che, se volete, posso velocemente indicarvele. Sono stati fatti degli adeguamenti per le utenze, in particolare sul 2023 ma anche sul 2024, sono state previste dei aumenti anche dei capitoli legati alla riscossione dei tributi sulla base della determinazione sia dell'aggio che è dovuto al gestore per le pubbliche affissioni, nonché anche per il rimborso di tributi sulla base delle richieste che vengono effettuate da parte dei contribuenti. Sono state realizzate una serie di variazioni sia in entrata che in uscita ai fini della digitalizzazione delle pratiche edilizie. Sono state previste delle entrate relative alle tariffe per l'accesso agli atti sulla base delle pratiche edilizie digitalizzate. Queste entrate andranno a finanziare la stessa attività di dematerializzazione delle stesse pratiche edilizie, quindi in un'ottica di efficientamento di tutta l'attività. È stato previsto sul 2024 un adeguamento del capitolo legato alla gestione della piscina comunale sulla base della proroga che era già stata disposta dal Consiglio Comunale. Sono state previste spese per quanto riguarda il piano operativo e quindi per un incarico sempre legato al piano operativo. Queste sono le principali voci che ora vi voglio annoiare elencandovele tutte per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda la parte investimenti, anche in questo caso ci sono operazioni che hanno riguardato sia lo stanziamento di entrate e di spese di pari importo legate per esempio all'assegnazione da parte del Ministero dei fondi opere indifferibili, che si tratta di quei fondi che sono assegnati da parte del Ministero sulla base del caro prezzi sui progetti PNRR. Quindi tali tipi di stanziamenti sono stati previsti ovviamente in entrata e spesa sulla base di quanto è stato assegnato da parte del Ministero. Poi sono stati previsti anche in questo entrata e uscita 500.000 euro legati alla realizzazione del progetto Povertà Estrema. Si tratta di un progetto PNRR per il quale è risultata assegnataria alla Casa della Salute di 710.000 euro. 500.000 euro sono trasferiti al Comune di Empoli
per l'effettuazione di attività di investimento. 210.000 euro rimangono assegnate alla Società della Salute per lo svolgimento del servizio. Poi è stata prevista l'applicazione di 138.000 euro di avanzo di amministrazione che combinato a 150.000 euro della fondazione vanno a diciamo, incrementare i 200.000 euro già citati dalla direttrice del museo per quanto riguarda la collegiata per l'effettuazione dei lavori che ha già descritto. Poi si prevede il cambio della fonte di finanziamento per quanto riguarda i lavori sulla biblioteca comunale degli Agostiniani, da oneri di urbanizzazione avanzo d'amministrazione, e sono previste anche l'applicazione di altre quote dell'avanzo d'amministrazione per spese di manutenzione sugli impianti sportivi, sugli immobili comunali e anche ai fini dell'apertura della nuova farmacia comunale. Sono previsti 150.000 euro per i lavori relativi alla parte esterna di manutenzione per la parte esterna della farmacia e la somma rimanente rispetto a 218.000 euro complessivi che vengono applicati sulla farmacia per lo svolgimento dei lavori all'interno della farmacia stessa. Tutto questo, quindi queste operazioni per quanto riguarda la parte corrente trovano finanziamento tenuto conto delle maggiori entrate e delle minori spese e dell'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione di 142.000 euro. La parte investimenti prevede, abbiamo detto, per alcune spese l'utilizzazione di entrate che sono state stanziate, finalizzate trasferimenti, come vi dicevo, ministeriali o della Società della Salute di derivazione PNR, che quindi vanno a finanziare le relative spese correlate, e poi dell'applicazione di 820.000 euro circa di avanzo di amministrazione. Questa è un po' l'operazione che viene fatta. Se avete domande. Grazie. Ci sono tante voci, ma alcune poi le vedremo anche dopo nella parte relativa alle opere pubbliche. Allora, se domande non ce ne sono, io passerei all'ultimo punto, che riguarda appunto la modifica del piano delle opere. Dovrebbe essere collegata l'ingegnere Scardigli. Sì, sì, ci sono, mi sentite? Sì, prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, con questa delibera andiamo a inserire quattro punti nel programma delle opere pubbliche 23, 24, 25, in parte già descritti dalla dottoressa Bini, in quanto chiaramente, come sempre, viaggiano in parallelo con le variazioni di bilancio. In particolar modo abbiamo l'inserimento di un intervento di ristrutturazione dell'ex scuola di Martignana a seguito di un finanziamento che la Casa della Salute si è aggiudicata con risorse PNRR per la marginalità sociale. Diciamo, il finanziamento presenta una quota superiore a quella che è qui rappresentata, in quanto prevede anche dei servizi che verranno affidati direttamente dalla Casa della Salute. Quindi, diciamo, l'ente che ha ottenuto il finanziamento è la Casa della Salute e il Comune porterà avanti quella quota parte di finanziamento che riguardano i lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale per un importo di 500.000 euro.
Un altro punto che è stato inserito e che è stato anche poco fa accennato è, sono i lavori propedeutici all'apertura della nuova sede della farmacia comunale a Villanova. Lavori che prevedono la sistemazione dello spazio esterno del risede per localizzare dei posti auto a servizio della farmacia comunale che verrà aperta. E questo ha un importo di 150.000 euro. La terza e la quarta variazione invece sono interventi di manutenzione straordinaria all'infrastruttura stradale, alla rete stradale comunale, finanziate con introiti da multe che appunto sono state accertate, entrate nel bilancio comunale e utilizzate per due interventi, uno di prettamente di risanamento stradale della pavimentazione stradale con una parte dedicata al Terrafino, alle strade del Terrafino. E l'intervento ha un importo complessivo di 490.000 euro, mentre la seconda riguarda un intervento alla parte pedonale, al percorso pedonale nel centro abitato di Fontanella e alcuni interventi localizzati invece in ambito del centro urbano di Empoli per un importo di 165.000 euro. Queste sono le variazioni al programma e tutte e quattro sono nell'annualità 23. Se ci sono domande, sono. Cioni. Sì, una domanda sulla prima variazione. Infatti, mi immagino sia la Società della Salute, non la Casa della Salute, che ha avuto finanziamento. No, no, vabbè, sì, era Società della Salute. Allora, io mi ricordo che avevano chiesto per sul PNRR finanziamento per Housing First, la Società della Salute e come si chiama? E due progetti per i senza dimora, uno della scuola di Martignana che doveva essere di 450.000 euro e poi per la Housing First, stazione di posta Cappuccini di proprietà della Misericordia. Volevo sapere se sai se, se è stato finanziato tutto, se c'è solo l'Housing First, il finanziamento vede maggiore rispetto a quello che era stato chiesto, 500.000 euro. Sì, allora io posso parlare per questo, su quello della Misericordia non le so rispondere perché chiaramente non lo tratto e non lo so. So che la Società della Salute ha ottenuto diversi finanziamenti PNRR anche su altri comuni dell'Unione dei Comuni, però non so il dettaglio nell'importo. Quello che so è che questo intervento alla ex scuola di Martignana, la Società della Salute si è aggiudicato un finanziamento di 710.000 euro, inizialmente destinati ai lavori 450.000 euro. E quindi si ricorda bene che inizialmente il comune doveva portare avanti un progetto da 450.000 euro, poi la Società della Salute ha rivisto le ripartizioni tra costi di forniture, di servizi e di lavori e con questa revisione di suddivisioni il comune praticamente dovrà portare avanti un intervento che prevede lavori e forniture, quindi anche di arredo dei locali, per 500.000 euro. Grazie. Non so se ho risposto. Ecco. Sì, grazie Roberta. Una domanda la faccio io. A parte la prima variazione di cui abbiamo parlato ora, le altre sono tutte già coperte da fondi di bilancio che si è approvato a dicembre, giusto? La prima è PNRR. Allora, la prima è con fondi PNRR. La sede farmaceutica è con avanzo, con la variazione che avete discusso poco fa, quindi rientra nella variazione di bilancio di poco fa, mentre la parte delle strade faceva parte della variazione di bilancio di aprile.
Perfetto, ok, quindi è già all'interno del bilancio. Sì. Grazie di nuovo. Allora, io altre domande non le vedo, per cui sono le 19:12, si può chiudere la commissione e ci vediamo venerdì al consiglio. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.